Buongiorno da Teletruria, benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di questo lunedì 27 di giugno. Quello di darvi un'idea più ampia possibile delle fonti di informazione che abbiamo a disposizione è un po' quello cui abbiamo tenuto in maniera particolare nel corso di questi mesi in questo appuntamento. E anche in Italia recentemente sta avendo sempre più successo nuovo modo di fare giornalismo, di raccontare le notizie, di fare delle inchieste, ed è il graphic journalism, ovvero raccontare le notizie a fumetti. Noi questa mattina vogliamo parlarne con Lorenzo Palloni, che è fumettista, autore, sceneggiatore, disegnatore, ha vinto tanti premi con i suoi lavori, fondatore dell'associazione culturale Mamma Aiuto e recentemente anche cofondatore e editor della Revue des Cinés Italia. Buongiorno Lorenzo, benvenuto. Ciao Gloria, buongiorno. Buon lunedì mattina, buon lunedì Buon mattina. lunedì mattina. Senti, parliamo di questa edizione italiana della Revue des Cinés francese. Che cos'è? Esatto. Allora, intanto cos'è la Revue des Cinés francese? È una rivista estremamente popolare in Francia che vende migliaia e migliaia di copie ogni mese, va sulle 25.000 copie, quindi cifre per noi astruse, ma il mercato francese è molto, molto grande, molto virtuoso. L'idea alla base è potentissima ed è il motivo per cui il capo, l'ideatore, diciamo, della Revue des Cinés Italia, Massimo Colella, mi ha convinto, ovvero l'idea è sì di fare non proprio graphic journalism, noi diciamo giornalismo a fumetti perché c'è una distinzione molto importante. Il graphic journalism è un giornalismo fatto dagli autori di fumetti, quindi appunto Zero Calcare, Guy Delisle, quelli un pochino più famosi, ma sono autori di fumetti che fanno giornalismo, che non è la stessa cosa. Noi facciamo giornalismo a fumetti, ovvero prendiamo sempre un giornalista, uno o più giornalisti, e li mettiamo accanto a un disegnatore di fumetti che diciamo, mette in mezzo a un fumetto quello che è un articolo di giornale, ovviamente fatto apposta. Abbiamo diverse regole, come dire, sia morali sia tecniche per fare in modo che questa cosa funzioni. Intanto, l'accoppiare sempre un giornalista a un fumettista aiuta a mantenere l'ego di entrambi bilanciato, aiuta anche a concentrarsi sul proprio lavoro, quindi ognuno pensa al proprio lavoro, non chiediamo al giornalista di fare una sceneggiatura a fumetti perché non ha senso, non è il suo lavoro. Di conseguenza, in quel caso entro in azione io. Una volta che il giornalista scrive una cosa che noi chiamiamo trattamento, io poi aiuto il giornalista e il disegnatore a trasformarlo effettivamente in un fumetto, lo suddivido per pagine, poi ci mette mano il disegnatore, è una cosa molto creativa, è molto jazz da questo punto di vista, ogni volta è diverso anche il lavoro fra un giornalista e un fumettista e scegliamo sempre storie che siano larghe ed è questa la parte che mi ha convinto del progetto fin dall'inizio, ovvero che è un tipo di giornalismo che è esattamente l'opposto del clickbait, del giornalismo. Come dire, rapido, che da 2 anni, soprattutto in pandemia, fruiamo su internet, quindi un giornalismo che subito ha necessità di bruciare le cose, break the news, proprio rompere la notizia. Invece, noi possiamo permetterci di prendere tempo, che è la cosa che bisognerebbe fare con il giornalismo vero e proprio. Questo è il giornalismo di approfondimento, quindi ci serve del tempo sia per farlo, e questa cosa si lega molto bene al medium fumetto perché è un medium lentissimo, va scritto, disegnato, pensato, colorato, rieditato. E quindi questo tempo ci permette di dare qualità. Una cosa che nessuno pensa è che il tempo è veramente la moneta della qualità, non solo del giornalismo, di tutto, di un'opera d'arte, di un film, di un libro, appunto di un fumetto, a maggior ragione perché è appunto molto lento. E cosa molto importante, siamo una rivista indipendente, ovvero non abbiamo sponsor, non li vogliamo, perché vogliamo avere la possibilità di parlare contro tutti e per tutti, non necessariamente contro, però è l'unico modo di mantenerci tali, è essere indipendenti. Quindi lavoriamo soprattutto tramite abbonamento sul sito revuedesineitalia.it, capite come abbonarvi, ma anche ci trovate in tutte le librerie d'Italia. E questa cosa ci permette appunto l'indipendenza, ma anche di pagare molto bene gli autori. Paghiamo 100 euro a pagina il disegnatore, 50 euro a pagina al giornalista, che oggi come oggi tendo a sottolinearla questa cosa perché pensare che un editore di alto livello paga 2.000 euro un libro
di 200 pagine a un ragazzo che vuole fare fumetti, diciamo, è molto diverso. No, non è proprio consuetudine. Una consuetudine. Senti Lorenzo, in libreria troviamo il primo numero perché la rivista ha cadenza trimestrale. Esatto, esatto. Ecco, di cosa parla? Dacci qualche spunto. Allora, la cosa figa è che non ha mai un tema, per una questione molto tecnica. Intanto questo è il primo numero, copertina di Andrea Serio. La cosa figa è che ogni numero non ha un tema per un motivo molto semplice. Noi lanciamo un tot di inchieste, adesso saranno una cinquantina attivate, e a seconda del lavoro del giornalista, del lavoro del fumettista, ci tornano indietro. Noi non sappiamo quando ci torna indietro una determinata inchiesta, quindi non possiamo pensare a un tema. Però cominciamo, in realtà è una parte molto creativa, cominciamo a metterle insieme. Per esempio, abbiamo delle storie sulla rinascita del territorio, sull'alta velocità, una storia molto bella della TAV, divisa da due punti di vista, il punto di vista italiano e il punto di vista francese. Infatti è una storia che abbiamo fatto in coproduzione con la Revue des Cines Francia. Poi un reportage sull'emergenza climatica che si intitola Quindi lo sapevano, sul fatto che dagli anni 70 sappiamo tutto quello a cui si sta andando incontro, ma non è stato fatto niente per ragioni economiche. Poi OnlyFans, una storia su OnlyFans disegnata da Lorenza Natarella, molto bella, come due ragazzi in pandemia hanno trasformato la loro, diciamo, noia in un lavoro, ovvero una nuova tipologia di lavoro pornografico che però ha un senso economico. E poi bellissimo un reportage di Francesca Mannocchi, che è una delle giornaliste più importanti adesso in Italia, che adesso è in Ucraina sotto le bombe, però in questo caso è una storia più piccola sul calcio sociale, che è una tipologia di calcio che è stato fatto a Roma, nel quartiere di Corviale, per integrare le fasce sociali più deboli. Cosa fighissima, secondo me, la prima storia, che è quella con cui iniziamo, che è la storia praticamente del ritorno alle persone in un piccolo borgo piemontese, ad Ostana. Infatti sembra una storia molto piccola. In realtà adesso Ostana è un paese vivissimo, pieno di eventi, di festival, di giovani, però è una storia che viene dal futuro, nel senso che noi col cambiamento climatico dovremo poi riprenderci tutti i borghi più alti di un certo livello. Quindi a me piace il fatto che questo dispositivo narrativo scritto da Ferdinando Cotugno, che è un giornalista ambientale, e disegnato da Emanuele Racca, valga più fra 20 anni che adesso. Quindi diciamo che siamo una rivista militante, nel senso che è improbabile che parleremo di foibe. Noi abbiamo un'idea molto precisa e progressista della realtà, però cerchiamo di essere ovviamente giornalisti, quindi da un certo punto di vista oggettivi il più possibile, anche se ovviamente l'oggettività è molto complessa, però c'è sempre un filtro. In questo caso il filtro è molto divertente, che è quello del fumetto. Grazie, io ringrazio Lorenzo Palloni. Tra l'altro ricordo che Lorenzo Palloni tornerà nella sua città natale, ad Arezzo, il 24 di luglio, perché parteciperà al Malpighi Festival, e quindi ci sarà modo di approfondire anche questo o altri argomenti. Grazie Lorenzo, grazie di essere mille, stato con noi mille questa mattina. Vi ricordo la Revue des Cines Italia in libreria. Grazie. Ciao Lorenzo, grazie, ciao, buon lavoro. Ciao a tutti, ciao, grazie altrettanto. E noi cominciamo la nostra rassegna stampa, quella tradizionale dei quotidiani nazionali, con i giornali che questa mattina ovviamente aprono sui risultati dei ballottaggi di ieri nelle città italiane, anche sulla riunione del G7 in Germania. Il centro-sinistra vince nelle città, il titolo del Corriere della Sera, il voto nei 65 comuni, il centro-sinistra appunto che vince in gran parte di questi in un ballottaggio segnato da un forte astensionismo. Ha vinto il centro-sinistra conquistando Parma, Piacenza, Catanzaro e Alessandria. Soprattutto è riuscito a trionfare a Verona in una delle sfide più attese, l'ex calciatore Damiano Tommasi, sostenuto dal centro-sinistra, ha superato il sindaco uscente Federico Sboarina, appoggiato da Lega e Fratelli d'Italia. Un grande successo, il commento di Letta.
mentre le città di Lucca e Gorizia vanno a Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Poi il commento di Massimo Franco, un segnale forte dagli elettori, sarebbe consolante, scrive Massimo Franco, pensare che l'ennesimo calo della partecipazione sia soprattutto figlio della calura estiva. Il sospetto purtroppo è che dipenda da un'offerta politica così frammentata e altalenante da tenere lontano l'elettorato. E poi di spalla appunto il G7, siamo uniti e sul debito la Russia vede il default, il sostegno a Kiev. È un messaggio a Putin, arriva dal tavolo del G7 riunito in Germania, siamo e saremo uniti. E poi gli aumenti dei prezzi dell'energia, l'asse tra Draghi e Biden per il tetto ai prezzi del petrolio e del gas e la Russia che si prepara al default. Perché la Corte sull'aborto ha sbagliato, l'approfondimento di Sabino Cassese che parla della decisione della Corte Suprema americana che ha cancellato la tutela costituzionale all'aborto. La Corte Suprema, scrive Cassese, contestando se stessa, ha scritto una delle più brutte pagine della storia della giustizia costituzionale, ha messo in crisi il modello che essa ha rappresentato nel mondo. In prima pagina su Repubblica il PD di Letta vince a Valanga, ai ballottaggi il campo largo strappa Verona, Piacenza, Alessandria e Catanzaro al centro-destra, trionfa a Parma dopo 25 anni. La sconfitta di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia assume proporzioni disastrose ovunque, con la caduta di storiche roccaforti al nord come al sud. L'astensione è ancora da record, al secondo turno vota il 41,6%. La lezione che viene dalle città è il commento di Francesco Bei. E poi anche qui di spalla lo vedete, Draghi al G7, la crisi energetica giova ai populisti. E invece sul fronte della guerra a Kiev i missili tornano a uccidere i civili. La mafia russa non va in guerra, noi siamo neutrali, l'articolo all'interno di Federico Varese. Poi l'editoriale, anche qui Ezio Mauro, che parla dell'aborto negli Stati Uniti, i diritti e la sovversione. Locatelli sul Covid, che può ancora far male il vaccino agli over 60, l'intervista al presidente del Consiglio Superiore di Sanità di Michele Bocci, che appunto dice in autunno potrebbe esserci un vaccino per tutti gli over 60. E poi a pagina 25 della Repubblica invece una ricerca, innovatori, geniali e creativi, la marcia in più dei dislessici, uno studio dell'Università di Cambridge rivela che non c'è solo la difficoltà nella lettura, ma le loro qualità sono state premiate dalla selezione naturale. In prima pagina sul QN, il centro-sinistra che vince le sfide simbolo, anche qui l'apertura sul risultato dei ballottaggi a Verona, la storica affermazione di Tommasi, il PD strappa Parma, Piacenza e Catanzaro, il centrodestra perde 6 capoluoghi rispetto al 2017, Letta festeggia, si profila una grande vittoria, ha detto la Lega in grande difficoltà al nord, ma la sconfitta di tutta la coalizione troppo litigiosa. La fotonotizia è dedicata alla riunione del G7, Draghi avverte il G7, al G7 fermare i prezzi del gas oppure tornano i populisti, se commettiamo gli errori del 2008 qualcuno ne approfitterà, dice Draghi. I grandi intanto stanziano 600 miliardi per le infrastrutture nel mondo, una mossa anti-cinese. E poi siamo alla prima pagina della Nazione di Arezzo e si torna a parlare del Covid, il balzo in città,
ci si chiede se questo può essere un effetto della giostra del Saracino. I dati sono raddoppiati in provincia, quasi quadruplicati nel capoluogo in 15 giorni, ma i ricoveri fortunatamente non crescono. E poi c'è il fuoco, paura in paese, l'incendio che è appunto divampato nella zona di Palazzo del Pero e Bivigliano, il maxi incendio che ha creato molta paura e l'allarme che è scattato ieri pomeriggio nella zona. Sono stati distrutti 2 ettari di bosco, 20 squadre di volontari, 3 pompieri e 2 elicotteri impegnati, ed è stato allertato anche il Canadair. Poi in prima pagina, e lo vediamo anche all'interno, il maxi cantiere Fiorentina, la notte prima dei lavori, scrive Alberto Pierini. Domani si insedia infatti la ditta per la trasformazione dello svincolo fermo da anni, la grande rotatoria estesa al campo scuola e il ribassamento della tangenziale. Siamo alla prima pagina del Corriere di Arezzo, che apre sulla ex Fontemura. Il comune ci pensa, offerta da presentare all'asta. La commissione assetto del territorio valuta la proposta dei consiglieri PD, l'ipotesi appunto che il comune si faccia avanti con un'offerta per l'acquisto. Va fatta una valutazione costi-benefici partendo da una definizione precisa della spesa che il comune dovrebbe sostenere e quello che potrebbe essere il progetto, ha spiegato il presidente della commissione Simon Pietro Palazzo a Marco Antonucci, che firma l'articolo e di cui ci sono poi tutti i dettagli all'interno. La fotonotizia è dedicata ai parcheggi più cari ad Arezzo. È stato chiesto un incontro alla giunta. Nella foto è ritratto il parcheggio Cadorna, che è una delle aree di sosta interessate appunto dalla novità che è stata ratificata dalla giunta comunale. Aggredito in strada e colpito alla testa con una bottiglia, l'episodio è avvenuto sabato sera a Castiglion Fibocchi. Un trentenne di origine pakistana è finito in ospedale, sono in corso le indagini dei carabinieri. E poi i disagi per quanto riguarda i treni LFI, sindacati chiedono soluzioni, e anche, lo vedete in breve in prima pagina, il bosco in fiamme a Palazzo del Pero, gli elicotteri in azione. Siamo all'home page di Arezzo Notizie. Dopo il Covid, l'impennata dei giovani aretini dallo psicologo, è tempo di ricostruire le relazioni, e l'approfondimento appunto della testata giornalistica online. Il Covid, per l'appunto, in questo caso i nuovi contagi in una settimana, 1943 sono i nuovi casi e 3 i decessi, e poi nell'articolo tutti i dati dei bollettini della ASL. I ragazzi fanno manutenzione al campino per il Memorial PAO, ma qualcuno chiama la volante. È accaduto appunto ieri mentre si stava facendo della manutenzione per quanto riguarda la preparazione del Memorial per ricordare Francesco Paolucci, per tutti appunto conosciuto come PAO. Siamo alla prima pagina della Repubblica di Firenze, e vediamo l'apertura sulla cronaca con la violenza sessuale alla stazione. La vittima è una turista, un uomo che è stato poi arrestato. L'ha aggredita ieri all'alba sotto gli occhi di un amico di lei, l'ha gettata a terra e spogliata. Decisivo l'intervento di una guardia giurata che ha sentito le grida della donna. In una palazzina da ristrutturare, il comune vuole rilevare 14 monolocali per i senza tetto. Il Covid, anche nella prima pagina della Repubblica di Firenze, la Omicron 5 da record, 20.000 casi in 7 giorni. Poi lo vedete nella foto notizia, Patti Smith e l'omaggio
a Michelangelo il reading questa sera alla Galleria dell'Accademia. Di spalla l'economia, c'è un reportage dentro la fabbrica che ricarica il futuro, è la hub di San Giovanni Valdarno, e poi invece le sculture della rinascita nel borgo abbandonato, pietra sublime, così rinasce il borgo fantasma. Castelnuovo dei Sabbioni ha ricevuto 20 milioni dal PNRR, diventerà un luogo di cultura e di innovazione. Il primo passo sarà anche l'appuntamento per ricordare nei primi giorni di luglio il maestro Venturino Venturi. Trovate tutti i dettagli nell'articolo all'interno di Repubblica Firenze. Con questo noi concludiamo la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani mattina.